In questi giorni nella piccola comunità di Grotte è scattata la preoccupazione tra i cittadini per il possibile arrivo di 60 migranti in una struttura in pieno centro. L'arrivo al momento è stato scongiurato, ma solo rinviato. Le considerazioni del sindaco Alfonso Provvidenza. La sindaca di Favara, Anna Alba, su tutte le furie, non ha gradito nella giornata di ieri episodi di assembramento da parte di gruppi di adolescenti. Da oggi dispone, con propria ordinanza, chiusura di piazze, ville e giardini della città. Da ieri è scattata la fase 2, ma la pandemia non è finita, come rilevano i nuovi casi di Licata, Montedoro e Delia, gli interventi degli amministratori. Minacce di morte e danneggiamento dell'auto all'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza. La missiva recapitata il 14 aprile scorso, ma la notizia è trapelata solo ora. C'è tanta preoccupazione a Grotte per l'arrivo di 60 migranti attualmente ospitati a Ragusa e destinati nel paese dell'entroterra agrigentino per trascorrervi un periodo di quarantena. Nelle settimane scorse la prefettura di Agrigento ha predisposto un bando di gara per la partecipazione di associazioni o quanti siano titolari di strutture nel poter accogliere, sempre con tutte le necessarie misure del caso, per l'accoglienza di migranti con l'applicazione di misure di isolamento sanitario o di quarantena di sorveglianza attiva. Un'associazione di Grotte ha partecipato al bando assicurandosi la disponibilità. Al momento dei 60 migranti a Grotte non c'è traccia, ma nelle ultime ore è cresciuta la preoccupazione dei cittadini. Grotte non è nuova ad accogliere migranti, ma questa volta a preoccupare non sono i migranti, bensì la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla circolazione del coronavirus. A Grotte, come nella vicina Racalmuto, non si registrano ad oggi casi di Covid-19. Ora la preoccupazione è quella che con l'arrivo dei migranti possa scapparci qualche caso di positività. Il sindaco ieri sera, dalla pagina Facebook di Patrizia Mangione, la voce dei grottesi non solo, ha annunciato alcune sue considerazioni. Questa società di imprenditori operante a Grotte, partecipando giustamente al bando di interesse della prefettura, ha agito da sola e senza interessare la mia persona, dichiara il sindaco Alfonso Provvidenza, quindi non ero a conoscenza di questa manifestazione di disponibilità di questa struttura operante nella mia comunità e gestita da imprenditori grottesi e favaresi. Sono venuto a conoscenza dei fatti attraverso la prefettura di Agrigento, che mi ha telefonato, prosegue ancora il sindaco. Con non poche difficoltà, insieme ai miei collaboratori, siamo riusciti ad individuare la struttura che si trova all'interno del paese in via Francesco Ingrao. Questa mattina ho convocato i gestori della società dopo essermi nuovamente consultato con il funzionario della prefettura e ho manifestato tutto il mio disappunto, perché ritengo inconcepibile che si partecipi ad una manifestazione di interesse del genere senza avvertire le autorità locali. Quindi ho proceduto a tutte le ispezioni del caso all'interno della struttura pronta ad accogliere i migranti. Tutti insieme, maggioranza e opposizione, abbiamo manifestato i punti di criticità e abbiamo condiviso la necessità di raggiungere una soluzione tutti insieme. I sindaci non hanno nessun potere, rileva il sindaco. Dobbiamo accettare le decisioni dall'alto, però in contatto diverse volte con la prefettura ho rilevato come a Grotte non si possano accettare così improvvisamente l'arrivo di 60 migranti, perché serve programmazione, organizzazione e consenso. Ebbene, l'arrivo era previsto già per questa notte nella struttura del nostro paese, però pare che al momento i migranti siano stati dirottati da un'altra parte dell'isola, ma il loro arrivo sembra essere soltanto rinviato, quindi il problema si ripresenterà. Chiedo aiuto anche a tutti i deputati per questa vicenda nel futuro. Serve chiarezza e metodo.
Noi sindaci già nei giorni scorsi ci siamo prodigati a scrivere una lettera al Premier Conte per evitare l'arrivo nelle nostre comunità dei migranti chiedendo un'apposita nave per la quarantena. È inconcepibile che dei privati diano la disponibilità per accogliere dei migranti senza informare le autorità preposte e interessate, con nessuna comunicazione ufficiale o ufficiosa al sindaco. Non è un problema di accoglienza, conclude il sindaco Provvidenza, ma le cose vanno fatte bene e gestite bene. Purtroppo, dico, oggi questa diretta non è una delle dirette più belle che si possano fare. Come lo vedete, sono molto arrabbiata. Io non so che cosa non hanno capito i favaresi. Abbiamo fatto i complimenti fino a 2 minuti fa, ma oggi mi tocca rimproverare soprattutto i genitori di questi incoscienti sedicenni che hanno permesso di riversarsi in Piazza della Pace come se nulla fosse. Assembramenti, senza mascherine, baci, abbracci, come se fossimo ritornati alla libertà assoluta. Capisco che i ragazzi hanno l'esigenza di uscire, ma è inammissibile che possa avvenire questo assembramento. Stiamo rischiando. E qua si gioca con i ragazzi che fumano, bevono la birra, minori che si abbracciano e si baciano. Non è liberi tutti, assolutamente, non è liberi tutti. Richiamate i vostri figli e fateli rientrare a casa, perché è inammissibile. Rischiamo di buttare nel cesso tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questi 2 mesi. Quindi, cari genitori, educate e istruite i vostri figli perché è inammissibile quello che sta succedendo. Metterò la pattuglia qua in modo tale che ci sia un presidio e un controllo costante, ma dovete essere voi i tutori dei vostri figli. Quindi mi raccomando che non si verifichi più una condizione del genere, perché veramente è vergognoso. Vergognoso. Abbiamo monitorato il cimitero, abbiamo monitorato le vie, abbiamo monitorato le strade e poi ci troviamo l'assembramento dei ragazzi sedicenni. Ma è inammissibile, qua si muore! Si muore! Il cimitero lo riapriamo per metterci morti. Ora stanno scappando tutti, ovviamente, ecco. Perché le mascherine le tengono né nel motorino né nell'auto. È vergognoso, vergognoso, è inammissibile. Genitori, istruite veramente i vostri figli, perché è inammissibile. Per fortuna sono arrivati i carabinieri che monitorano la situazione, ma mi raccomando, per i prossimi giorni, che questa cosa non si ripeta più. Sarà l'euforia per l'allentamento delle misure contenitive al virus, sarà la voglia di tornare a respirare un po' di aria fresca dopo settimane di quarantena. Fatto sta che il primo giorno della fase 2 ha visto, come era prevedibile, centinaia di gelesi a riempire le strade. Chi, la maggior parte per la verità, munito di mascherina, chi invece senza alcun dispositivo di protezione, in barba ad ogni regola. Sono davvero tanti i gelesi che questa mattina hanno deciso di uscire fuori. E la piazza Umberto I, il centro storico, sono un po' il simbolo di quello che è la fase 2 di questo 4 maggio. Tanta gente per strada, tante auto sul corso. Se non fosse per le mascherine, sembrerebbe una giornata normale di maggio. In molti hanno approfittato delle riaperture, anche se parziali, dei bar per ritornare a prendere il caffè. Un rituale che però è un po' cambiato. Niente sosta al bancone, ma solo uno scambio veloce per poi consumare il caffè lontano. Dobbiamo avere tutti il coraggio di ripartire insieme. Ovviamente la regola del distanziamento sociale è assolutamente fondamentale finché non ci saranno altre situazioni che ci fanno dire abbiamo superato la pandemia, ma tutti insieme ripartiamo con coraggio. Una piccola boccata d'aria per i tanti esercenti che stamattina hanno riaperto i battenti. È il primo caffè della giornata. No, qualcuno l'ho già venduto, che cosa c'entra? Da quello che si faceva e quello che si fa adesso non c'è paragone. I clienti come stanno prendendo questo takeaway? Un pochino a malincuore, perché sono abituati a scambiare qualche parola, a parlare di calcio, di moto, di macchine, e adesso siamo tutti ammutoliti. Qualcuno già è venuto per prendersi un buon caffè dopo tanto tempo, anche per ritornare alla normalità più che altro. La gente già incomincia a ritornare a vivere di nuovo. L'importante per voi è ripartire. Sì, per noi sì, è ripartire, anche quando i costi non riusciamo a sopportarli, però già è un inizio, è una partenza, una nuova vita.
Non tutti i bar però da stamattina hanno alzato le saracinesche e restano per il momento chiusi, ad esempio due dei bar storici del Salotto Cittadino. Stamattina intanto si è registrata qualche difficoltà generale nel rispettare le regole di distanziamento imposte dal governo. Difficile, molto difficile trovare persone che rispettassero il metro di distanza. Ma niente metro di distanza qua tra di voi? Un metro? Dobbiamo camminare con un metro. Un metro di distanza? Andrò a passare per lo zero in due in la macchina, quando metto ci sono? Non ha neanche la mascherina lei? Che fare con la mascherina? Non mi appoggio come mascherina. Tutti così aggregati senza rispettare le distanze? No, aggregati siamo, diciamo abbiamo le distanze qua, non è che siamo aggregati. In tre, diciamo riunito così vicino, non si può stare, perché ho visto vincere a San Giacomo, che l'hanno diciamo spartito, allontanato. I problemi più seri si sono registrati di fronte agli istituti bancari, dove nonostante si riceva per appuntamento, la gente continua ad ammassarsi senza tante remore. Signori, buongiorno. Ma il metro di distanza quando lo rispettate voi, no? Io devo entrare. Ma siete tutti assembrati. Io devo entrare adesso. Ho stato là sole che sto venendo da caldo, perché? Bisogna fare attenzione. Sì, 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 facciamo attenzione. Sono arrivato io e vi siete allontanati tutti. Ma come sta andando? No, sta andando abbastanza bene. Poco fa abbiamo notato che c'era un assembramento notevole qua davanti. Certe cose glielo diciamo, però siccome c'è un afflusso di gente, purtroppo, ma in tutto sommato sta andando benissimo. Altra banca, altro assembramento, come vedete un gruppo di persone tutte davanti l'istituto bancario, naturalmente anche qui non c'è nessun rispetto delle distanze di sicurezza. Siamo in dittatura, questo è peggio di una dittatura, peggio. Perché? E ne hanno voluto una scusa in banchiere, tutti gli uffici di Gela, tu qualsiasi. Brutta è. Perché? Si vede la situazione in giro. C'è troppa gente, poco servizio e non va bene. E stamattina è arrivato anche l'appello del sindaco Lucio Greco. Fase 2 non significa fare ciò che si vuole, ha scritto il primo cittadino. Anzi, da oggi inizia una nuova sfida per la nostra comunità, quella di dimostrare di essere responsabili e coscienziosi. Non vanifichiamo i nostri sforzi, conclude il primo cittadino. Abbiamo contenuto il virus, non roviniamo tutto adesso. Allora, ieri a tarda serata, poco prima della mezzanotte, ho ricevuto la telefonata che non avrei mai voluto ricevere. Mi ha chiamato la dottoressa Santino, la responsabile sanitaria dell'ASP della provincia di Caltanissetta, per comunicarmi che nella campagna di tamponi effettuati nelle RSA e nelle case per anziani sono stati registrati due casi positivi anche nel comune di Montedoro. Va fatta però una precisazione. Una persona è un degente, l'altro caso positivo è un collaboratore della struttura che è residente in un altro comune. Quindi operativamente, concretamente abbiamo soltanto una persona, un degente positivo che attualmente è presso la casa per anziani Monte Solidale che, come ci ha detto la dottoressa Santino, sarà prelevato e poi ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Caltanissetta. Io l'avevo detto già nei giorni passati, l'emergenza non è passata, fase 2 non era un liberi tutti, il virus non sceglie quando attaccare, non distingue tra fase 1 e fase 2, siamo in piena emergenza, per cui questa comunicazione, che ovviamente non deve allarmare nessuno, per cui invito le persone a un atteggiamento responsabile, non c'è nessuna caccia all'untore perché già l'ASP si è attivata per mettere in atto il protocollo e avviare l'analisi epidemiologica, per cui tutta la situazione da questo punto di vista da parte dell'ASP è sotto controllo. Nessuna caccia all'untore, dicevo, e soprattutto vi chiedo di essere responsabili anche nel maneggiare le informazioni. Perché io adesso so che da questo momento in poi circoleranno false notizie su WhatsApp e mi chiamerete per dirmi sentivo dire, mi contaro. Tutte le notizie ufficiali io ve le darò. Nel questo rapporto trasparente che si è instaurato tra me e voi. E il mio interesse primario è tutelare la salute di tutti. E siccome il mio interesse è tutelare la salute di tutti, quanto è avvenuto ieri è assolutamente increscioso.
Ieri, primo giorno di cosiddetta fase 2, numerosi giovani e ragazzi sono stati in giro senza mascherine, senza protezione, a bighellonare, a giocare. Questo è un atteggiamento da irresponsabili e i principali colpevoli di questa situazione sono i genitori. Chiedo ai genitori maggiore responsabilità, abbiate il coraggio ogni tanto di dire dei no. E siccome io, da persona responsabile, qualche no lo devo dire, da questo momento sarà chiuso l'accesso al pubblico maggiorenni e minorenni del Calvario, quindi dalla piazzetta antistante l'edicola della Madonna di Fatima fino all'ingresso dell'osservatorio. Sarà vietato a tutti l'accesso, così come sarà nuovamente vietato l'accesso al Parco della Rimembranza. Ricordo infatti che i minori possono uscire di casa soltanto se sono accompagnati da un genitore e si è minori fino a prima del compimento del 18° anno di età. Non solo, i minori non possono uscire fuori a giocare, non possono uscire fuori con la bicicletta. Si può uscire fuori soltanto, ribadisco, se si è accompagnati da un genitore. Una volta chiuso questo video incontrerò il maresciallo, discuteremo della situazione. Da questo momento chiederò di essere ancora più intransigenti e anche nei confronti dei minori, se sarà necessario, saranno prese delle misure precauzionali e saranno attuate anche sanzioni amministrative. Da questo momento non si gioca più. Chiedo a tutti quindi maggiore senso di responsabilità e maggiore senso civico. Buona giornata. Buonasera a tutti, mi scuso per l'orario, ma è un mio preciso obbligo informare in tempo reale la cittadinanza. Una mezz'oretta fa mi hanno contattato all'ASP di Caltanissetta per informarmi che durante la loro attività di controllo a tappeto, quindi di tamponi fatti a tutte le comunità alloggio per anziani comunità alloggio, case di riposo per anziani e similari, hanno riscontrato durante i tamponi fatti a tutta la struttura, a tutti gli ospiti e al personale della comunità alloggio Sant'Antonio, quindi comunità alloggio per anziani Sant'Antonio delle Suore, tre persone positive al Covid. Sono delle persone che stanno benissimo, che non hanno avuto rapporti con nessuno, sono anche in età avanzata, non hanno avuto mai rapporti di socializzazione, non hanno avuto ultimamente rapporti di socializzazione con nessuno, però sono risultate positive al tampone. E quindi noi in questi momenti stiamo andando a notificare l'isolamento obbligatorio per tutta la struttura, come prescritto dalla normativa. Ovviamente non c'è pericolo per la collettività, perché loro hanno avuto questi rapporti limitati all'interno della struttura e, ripeto, hanno fatto i tamponi a tutti, sono risultati solo questi tre, che sono asintomatici. Io ho chiamato la madre superiora qualche 10 minuti fa e mi ha comunicato infatti quello che già mi avevano anticipato all'ASP, che sono probabilmente asintomatici perché stanno benissimo, non hanno né tosse né febbre. Ora quindi partirà l'indagine epidemiologica come prescritto dalla normativa. Quindi questa struttura andrà in isolamento e tutte le persone, gli ospiti e il personale che sono le suore rimarranno là dentro. Ora quindi da questo punto di vista bisogna stare attenti, nel senso che non dobbiamo pensare quello che pensavamo tutti oggi, cioè che il Covid era una cosa passata. Non è così, bisogna stare ancora più attenti ed essere ancora più responsabili, perché il Covid è ancora in giro, il virus è ancora in giro, tutta questa libertà, questa voglia di uscire, di sprizzare giù tutti i pori, dovremmo anche evitarla. Ovviamente dobbiamo ricominciare a lavorare, come prevede la fase 2, dobbiamo cominciare a fare la vita che facevamo, ma non incontrandosi per forza con gli amici o essendo liberi di fare quello che vogliamo. Non è così, e il caso di oggi lo dimostra. Vi terrò informati di pari passo sulle vicende, che, come dire, tutto ciò che si verificherà di pari passo. Ovviamente, ripeto, non c'è problema per la popolazione, però l'ASP deve porre in essere tutti degli accorgimenti per questa struttura. Ripeto, stanno bene, non hanno né febbre né tosse, ma di fatti sono risultati positivi. Ora faranno altri controlli, ovviamente, e vi terrò informati. Quindi mi raccomando, comportiamoci con responsabilità più di prima, stiamo attenti, usciamo tutti con le mascherine, tutti con i guanti,
distanziamento sociale di un metro e mezzo ed evitiamo come dire, di sentirci liberi tutti. Ecco, dobbiamo evitarlo. Buonanotte a tutti. Cari concittadini, buonasera. Ebbene sì, quello che avete appreso dalla stampa è vero. Allicata è stato registrato un nuovo caso di positività, proprio quando la nostra comunità stava entrando nella fase 2. Niente panico però, perché il soggetto era già da tempo in isolamento obbligatorio, era costantemente monitorato e proprio per essere monitorato è stato effettuato il tampone, il cui esito, ahimè, lo sapete già. Fino ad oggi sono stato orgoglioso di voi, ma non mi fate pentire, perché oggi sembrava che l'emergenza fosse un lontano ricordo, che fosse lontano un secolo. Troppa gente in giro, troppi ragazzini con il motorino gironzolare per le strade della nostra città, troppe persone che creavano assembramenti. È vero, la normativa nazionale predisposta per la seconda fase lascia un ampio margine di libertà di movimento e si fa appello molto al vostro senso di responsabilità. Però è proprio il vostro senso di responsabilità che vi deve autoregolamentare. Bisogna evitare spostamenti inutili, bisogna evitare di trovare una scusa per andare in giro per prendere solamente una boccata d'aria. Bisogna fare appello al vostro senso di responsabilità in modo tale da evitare che il virus veicoli. Perché noi da domani aumenteremo di nuovo i controlli, cercheremo di fare le multe, però le fattispecie previste dal DPCM prevedono casi, per esempio l'andare dei prossimi congiunti, che difficilmente trovano un formale riscontro. Però sappiate che se truffate noi, state mettendo a repentaglio l'incolumità di voi stessi, l'incolumità dei vostri cari e dell'intera comunità. Fino ad oggi siete stati l'orgoglio perché paesi dimensionalmente come i nostri hanno avuto maggiori casi di positività, mentre noi siamo riusciti bene a contenere l'emergenza. Dobbiamo continuare così, dovete continuare così, dovete tenere alta l'attenzione in modo tale che il virus non veicoli. Siamo quindi arrivati alla fase 2 e allora bisogna un po' allargare la maglia, ne siamo tutti consapevoli. Abbiamo chiesto al Ministero dei Trasporti di portare i voli da Roma per Palermo e per Catania da 2 a 4, sperando che l'Alitalia non si abbandoni a speculazioni, perché mi risulta che il costo dei voli negli ultimi giorni è assolutamente inaccessibile e inaccettabile. Al tempo stesso manteniamo la corsa del treno da Roma a Messina e per quanto riguarda lo stretto invece chiediamo di passare dalle attuali 5 corse ad 8 corse. Naturalmente man mano che il tempo scorre valuteremo il dato epidemiologico e quindi aumenteremo, chiederemo di aumentare di volta in volta il numero dei voli, il numero delle corse del treno e il numero delle corse sullo stretto. E in effetti un blocco per i casi di necessità non c'è mai stato, neanche nei gravi momenti di crisi. Sia i provvedimenti nazionali che quelli nostri hanno sempre detto che l'ingresso è consentito alle forze dell'ordine, alle forze armate, al personale sanitario e ai gravi motivi personali o sanitari o di famiglia. Quindi un blocco non c'è mai stato totale. Adesso allarghiamo un pochettino e possono rientrare anche coloro che si vogliono ricongiungere le proprie famiglie. Per farlo devono rispettare le solite regole, cioè dire la verifica al momento dello sbarco e poi la quarantena. Questo è necessario perché nessuno deve pensare che la partita sia chiusa, nessuno deve pensare che la fase 2 significa tutti liberi. Vi do un dato che deve farvi riflettere: tre regioni, Lombardia, Veneto e Piemonte, assieme sommano 60.000 positivi in questo momento. La Sicilia, che è una regione particolarmente popolosa, ne ha 2.200. Ecco, noi vorremmo che questo dato possa scendere man mano che passano i giorni. Guai a dover registrare una impennata. Quindi fase 2 sì, rientri sì, con la necessaria prudenza,
ma a patto che ognuno assuma la responsabilità delle proprie azioni. Andare in giro con la mascherina è essenziale, portare i guanti quando si va in un locale chiuso è altrettanto importante. Per il resto, sapete già l'ordinanza dell'altro giorno che consente varie attività. Vorremmo autorizzarne altre, ma non dipende da noi. Penso ai parrucchieri per uomo e per donna, per esempio. Noi avevamo chiesto di poter consentire l'apertura delle botteghe già con il 4 di maggio. Da Roma dicono che ancora è presto. Stiamo lavorando, stiamo pressando perché si possa cominciare almeno il 18 di maggio con l'ulteriore provvedimento. Ecco, ci tenevo a dirvi questo perché ho ricevuto centinaia e centinaia di richieste da parte di ragazzi, soprattutto ci faccia rientrare, ci faccia rientrare. Io sono un padre, sono un nonno e comprendo benissimo le emozioni d'affetto e le necessità che si pongono in una famiglia. Ma credetemi, è difficile fare il mio lavoro, fare questo lavoro, nel dover trovare il punto d'equilibrio per coniugare da una parte le esigenze affettive, ma non solo affettive, dall'altra le esigenze della prudenza e della cautela per evitare che si possa entrare in Sicilia senza sapere di essere portatori del virus, come succede anche agli asintomatici. Quando c'è stato il famoso esodo a marzo, noi abbiamo trovato su decine di migliaia di rientri, abbiamo trovato centinaia di positivi che non mostravano assolutamente alcun sintomo. Quindi bisogna stare prudenti per evitare di dover ricominciare da capo. E la ricaduta, come sapete, diventa molto più complicata della prima fase. Quindi buon rientro a chi ha più di un motivo per rientrare nella nostra isola. Per tutto il resto guardiamo avanti, monitoriamo le fasi del dato epidemiologico, più si abbassano i contagi, più si allarga la rete. Questo è l'obiettivo, sperando che alla fine di giugno o a luglio si possa essere nelle condizioni di poter vivere serenamente la nostra estate con le attività economiche e produttive che possano tornare a pieno regime. Stiamo autorizzando la manutenzione negli stabilimenti balneari quasi come buon auspicio per poter andare anche a fare il bagno. Io sono dalla vostra parte, vorrei che anche voi foste dalla mia per trovare assieme il giusto punto di equilibrio. Lo scorso 14 aprile, nella sede dell'assessorato di Piazza Zino a Palermo, è giunta una lettera minacciosa nei confronti dell'assessore alla salute Ruggero Razza, dove si fa riferimento al pronto soccorso dell'ospedale Trigona di Noto, secondo cui sarebbe stato avviato un processo di distruzione. L'assessore ha subito presentato una denuncia all'autorità giudiziaria di Palermo. Nello stesso periodo in cui ha ricevuto la lettera, Ruggero Razza ha subito danneggiamenti alla sua auto. Anche in questo caso è stato denunciato l'accaduto. Arriva solidarietà da parte del presidente della regione siciliana Nello Musumeci. La piena e convinta solidarietà mia e di tutto il governo regionale all'assessore Ruggero Razza per la ignobile minaccia subita. Se qualcuno pensa con questi metodi di frenare l'azione di riordino e di bonifica portata avanti da Razza nel mondo sanitario siciliano, ha sbagliato tempo e obiettivo. Spero tanto che gli inquirenti possano fare presto chiarezza sulla identità di questi vili e pavidi personaggi. Queste le dichiarazioni del presidente della regione siciliana. Previsioni per oggi. Al mattino, a nord, bel tempo con cieli sereni. A sud, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, a nord, bel tempo con cieli sereni. A sud, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, a nord, bel tempo con cieli sereni o velati. A sud, bel tempo con cieli sereni o velati.
Nel pomeriggio, a nord, bel tempo con cieli sereni o velati. A sud, bel tempo con cieli sereni o velati.